Scusate, datemi la parola. È un paese allora antidemocratico, pieno di comunisti. Tutti i terremotati di Abruzzo saranno nelle loro case entro Natale. Potessi cadere dal governo se questo non succede, Crivio. Allora, adesso diamo la parola a una precaria dell'Università della Sapienza di Roma, ma prima vi comunico che questo documento segreto che è pervenuto in nostro possesso, la Gelmini per la scuola media superiore prevede un master di formazione professionale complementare al corso di scuola media inferiore. Sono disponibili le seguenti opzioni: liceo estetico, istituto tecnico di sacerdozio, pedicure. L'esame conclusivo del terzo anno prevede il nome di televoto e viene sostenuto dagli alunni in diretta nazionale nel corso dell'ultima puntata di Porta a Porta. E ora, torniamo seri, la parola a Ludovica Ioppolo, precaria dell'Università della Sapienza di Roma. Brava Ludovica! Vogliono fare un deserto e lo chiamano futuro. Questo è lo slogan con cui siamo scesi in piazza oggi. Siamo dottorandi di ricerca, assegnisti, docenti a contratto, precari che a vario titolo ogni giorno portano avanti le attività di didattica e di ricerca nei nostri atenei e che consentono che l'università sottofinanziata e sottodimensionata possa non collassare. Siamo accomunati dalle stesse condizioni materiali di vita, ovvero non abbiamo nessuna garanzia di continuità del reddito. Tradotto in numeri, siamo 40.000 i dottorandi di ricerca in tutta Italia, quasi meno della metà non abbiamo la borsa di studio, nessuna borsa di studio pur avendo dimostrato di essere meritevoli perché abbiamo vinto un concorso pubblico. 60.000 sono i precari della didattica e della ricerca nelle università italiane e allo scadere di ogni contratto, di ogni assegno di ricerca, di ogni borsa di studio non abbiamo nessuna sicurezza sul nostro futuro lavoro. Il ministro Gelmini dice di volere una società e non un'università meritocratica, ma noi oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che non c'è merito senza garanzia dell'autonomia sociale del lavoratore, dalla propria famiglia d'origine e dal barone di turno che ci vuole assoggettati e servili. A gennaio il Parlamento discuterà il DDL Gelmini sull'università, venduto ai media come una grande riforma di rinnovamento, ma dietro l'ideologia del merito e della valutazione si nasconde, nemmeno troppo velatamente, il progetto di riduzione dell'università e del mondo della ricerca. Noi oggi siamo in piazza invece anche per dire che dalla crisi si esce soltanto investendo in conoscenza, formazione e sapere. Dietro la retorica di un governo che dice di voler investire sui giovani, con il DDL Gelmini invece, con l'abolizione della terza fascia dei ricercatori, si allarga il tempo del precariato e non contro le lobby accademiche, come dicono di voler fare, ma con l'accordo di rettori e docenti che nemmeno una parola stanno spendendo in questi mesi a difesa dell'università e della ricerca pubbliche. Il 20 novembre ci siamo riuniti a Roma alla Sapienza per una grande assemblea nazionale di studenti e precari della scuola e dell'università, associazioni, movimenti e sindacato per rilanciare un grande movimento, una grande mobilitazione in difesa della scuola e dell'università pubblica e per rivendicare nuovi finanziamenti per il mondo della formazione, per rivendicare un nuovo sistema di welfare all'altezza di una società che dovrebbe essere basata sulla conoscenza, che sia basato sulla continuità del reddito e non sul precariato. Ancora oggi volevano impedirci di manifestare il nostro dissenso al ministro Gelmini sotto il ministero. Noi oggi siamo qui in piazza con il sindacato, ma continueremo nei prossimi mesi, non ci faremo ingannare dalla retorica e dall'ideologia del governo e continueremo a rivendicare il nostro diritto al futuro. Siamo tantissimi in questa piazza, tantissime e tantissime, continuano ad arrivare
i lavoratori e le lavoratrici, vi chiedo ancora gentilmente di ordinarvi e di spostarvi ancora verso il centro della piazza, in modo da permettere soprattutto da questa parte, dalla mia sinistra, di confluire nel centro della piazza. Bene, al mio 3 disposto.